Buonasera a tutti, mister Roberto Taurino per il Bitonto Calcio a disposizione delle vostre domande. Chi mister, inizia? Per la sua squadra che è fornita di ottimi elementi, questo è stato un pronostico rispettato, anche se con qualche tribolazione sul calcio di rigore iniziale, poi solo di punto. Ma io pronostici rispettati non ne conosco nel calcio. Il calcio è imprevedibile e lo dimostrano anche i risultati dagli altri campi, quindi questo è un campionato difficile, complicato, l'abbiamo detto sin dall'inizio, dove non si trovano squadre disorganizzate o squadre poco attrezzate. Quindi abbiamo vinto secondo me su un campo difficile, complicato, con una squadra che sa bene il piano partita che deve fare. E quindi onore ai miei ragazzi, anche perché poi questo di dire che questo Bitonto è una Ferrari, è una super squadra, a volte mi sembra un po' forzata come lettura della situazione. Oggi in panchina avevo un solo grande che era Amelio e tutti under, quindi non mi sembra che siamo noi la corazzata del girone, ce ne sono altre che sono numericamente, almeno perlomeno numericamente, più fornite di noi. Però noi siamo consapevoli di avere una buona squadra, di avere soprattutto degli uomini, perché abbiamo passato una settimana difficile, la sconfitta di domenica probabilmente è rimasta nella testa dei ragazzi anche per come è venuta. E il primo tempo è vero che abbiamo fatto la partita, ma eravamo un po' timorosi, non eravamo così sciolti. E abbiamo cercato anche oggi di rovinare una prestazione in cui non stavamo subendo nulla, regalando un rigore. Fortunatamente oggi l'episodio negativo l'abbiamo trasformato in un episodio positivo e poi da lì la squadra, devo dire, ha reagito bene. Poi dopo il gol ho visto una squadra lucida, pimpante, che ha creato anche tantissime occasioni, e forse il risultato alla fine potevamo anche arrotondarlo, però era fondamentale vincere, era fondamentale dimostrare di essere squadra, era fondamentale per questi ragazzi, anche tra virgolette in emergenza, dimostrare di avere gli attributi per affrontare un campionato che sarà complicato ogni domenica. Mister, era la nocerina e la partita che si aspettava quella di oggi, quella che poi si è concretizzata? Sì, ma la nocerina è una squadra, l'ho detto, ha un piano partita ben delineato, lo sanno fare, lo fanno anche bene. Io avevo visto la partita in casa col Foggia dove fino al rigore la nocerina aveva fatto una buonissima partita, aveva subito pochissimo, poi l'episodio del rigore un po' ha spostato gli equilibri, avevano anche avuto delle palle per rimetterla in piedi. È una squadra che rimane sempre molto corta, magari non fa una grandissima pressione in avanti, però si chiude bene e poi cerca di ripartire con hanno diversi giocatori rapidi, veloci, bravi nell'uno contro uno, bravi a sfruttare poi gli spazi che gli vengono concessi. E oggi in uno di questi, nonostante avevamo lavorato tutta la settimana, poi è venuto fuori il rigore proprio su una palla in verticale dove ci siamo fatti trovare un po' impreparati. Però ripeto, nei 90 minuti penso che il risultato sia più che meritato, penso che la squadra abbia fatto la partita dal primo al 90esimo, la squadra ha creato, dobbiamo migliorare sicuramente in area di rigore nell'essere un po' più cinici, perché oggi poi abbiamo chiuso sul 2-0, però già prima avevamo avuto delle occasioni e poi le partite, se le tieni in bilico, un episodio può spostare degli equilibri, quindi bisogna essere un po' più bravi quando si arriva in area di rigore a fare la cosa semplice, giusta e con cattiveria. Paterno, valore aggiunto, uomo partito, uomo imprescindibile per questo Bitonto, può essere lui insomma la chiave per poter fare veramente un campionato di vertice? Beh, Chicco per noi è un giocatore importantissimo, l'anno scorso è stato capocannoniere, sappiamo che è un giocatore di valore, naturalmente non gioca da solo. E oggi devo fargli complimenti soprattutto a lui e a Mercai per lo spirito di sacrificio che ci hanno messo, perché poi la qualità dei giocatori viene fuori. Chicco è uno che ha fatto i gol sempre e li continuerà a fare. Domenica scorsa magari è stato un po' sfortunato, ma va bene così. Non dobbiamo vivere solo dei gol di Chicco, questa è una squadra che deve vivere dei gol un po' di tutti. Oggi tutti hanno avuto occasioni, da Zaccaria a Turitto a Mercai, quindi bisogna anche distribuire il carico di responsabilità su tutti i giocatori. Sono contentissimo perché oggi ha esordito Zaccaria, che fino adesso aveva trovato spazio praticamente zero, e ha fatto un 2000 che stava qui l'anno scorso e ha fatto una grandissima partita. Ripeto, io sono contentissimo oggi, soprattutto per l'atteggiamento che ha avuto la squadra. Le punte in particolare hanno permesso alla squadra di rimanere sempre compatta, corta, di poter poi manovrare e trovare le verticali giuste. Quindi con questo spirito sicuramente potremo fare risultati importanti.
La vittoria ci servirà soprattutto per toglierci un po' di dosso questa paura. Ripeto, il primo tempo ho visto una squadra che faceva la partita ma con un pizzico di tensione di troppo. Se si vuole giocare a calcio come vorremmo fare noi, se si vuole palleggiare, se si vuole partire dal basso, se si vuole occupare campo, occupare la metà campo avversaria, bisogna avere serenità, lucidità e voglia di imporre il proprio gioco.